Napoli Film Festival è come sempre organizzato sia sul versante dell'aspetto internazionale del festival vero e proprio, con ospiti di rilievo come Benoît Jacquot, Valeria Golino, Tony Servillo, Gianni Amelio, Pupi Avati, insomma, che sono più, chi più ne ha più ne metta, ma anche abbiamo una grossa risposta per quanto riguarda la sezione dedicata a Schermo Napoli. I 5 sono i concorsi che noi abbiamo in questo festival e stiamo riscontrando delle sale piene in ogni occasione. Il mio ruolo è il ruolo di una signora che è una soprano, che è stata la prima moglie di Casanova a Venezia, forse l'unica moglie di Casanova, moglie, la seule, l'unica moglie di Casanova, è diventata come una, chiamiamola così, una businesswoman, un po' brigante, che comincia ad avere dei debiti, e poi insomma lo vedrete nel film. È stato un film che ho molto desiderato fare per tante ragioni, è una bellissima storia napoletana e perché è scritta da un maestro del fumetto, della graphic novel italiana, quindi era una bella sfida da affrontare. Che mi auguro non sia un premio alla memoria, che sarebbe diverso. Credo in qualche modo di averlo giustificato attraverso mezzo secolo di cinema, quindi molti molti anni fa incominciamo a fare il cinema, e ricordo di essere venuto anche con uno dei primi film qua a Napoli, un dibattito al Vomero. Sì, c'è un progetto sulla vita di Dante Alighieri, che il cui 700 anni dalla morte ricorrono nel 2021, è un progetto molto ambizioso ma assolutamente necessario, perché si fanno le vite di tutti, persino della Ferragni, ma non si fa la vita di Dante Alighieri, mi sembra molto grave. Magari io vorrei essere nato a Napoli, ma penso che i napoletani veri sono quelli che hanno generazioni dietro le spalle. Io sono un abusivo probabilmente a Napoli, ci lavoro con grande piacere, ho cominciato a lavorare a Napoli nei lontanissimi anni 70 addirittura. E un premio dato da Napoli è un premio doppiamente gradito.